Eccoci qua, c'ho il culo a forma di cosa, adesso madonna la pietra. Eccoci al monastero di San Francesco, al Monte San Francesco, sotto il Campo dei Fiori. Quindi siamo esattamente sopra la città di Varese. Siamo venuti qua a riprendere la storia dimenticata di Varese. Quindi ecco, dopo che abbiamo presentato Dimensione Mauri Video Attualità, il canale, eccoci ora al nostro Monte San Francesco. Esatto. Nostro in che senso? Perché appartiene alla nostra storia. La nostra storia è dimenticata perché avviene negli ultimi anni del Medioevo. Stiamo comodissimi qua, sì. È una comodità tremenda, sì. Questi sassi che non vi dico, proprio da sedersi. Insomma, sto in equilibrio, ma ci sto. Sì, in equilibrio precario, come oggi la vita di tutti i giorni, e Monastero San Francesco. Perché siamo venuti qua? Perché qua è una storia che risale al Medioevo. Nel Medioevo c'era un monastero qui con i monaci, se non che per delle situazioni c'è stato un incendio, un monaco è stato trovato senza vita qua e finisce la storia di questo monastero. Però perché noi veniamo in particolare qua? Perché questa è comunque considerata un'area sacra, fa parte quindi della nostra storia, della storia mondiale. Questo è un sito comunque che fa parte della storia che ci appartiene ed ecco perché siamo qua, per rivalutare questa zona archeologica che riguarda il Medioevo. L'epoca è quella di San Carlo Borromeo, quindi Carlo Borromeo. Questa zona è sacra dai tempi dei Longobardi, quindi stiamo parlando non solo di una sacralità della Chiesa, la sacralità cattolica, la sacralità cristiana, ma addirittura di una sacralità che appartiene ai tempi dei pagani e una sacralità che appartiene anche al mondo medio orientale, tutto, quindi una cosa bellissima a livello globale. Purtroppo questo monastero poi fu incendiato anche perché in quegli anni, proprio alla fine del Medioevo, 1500, c'erano le lotte anche con gli ariani. Gli ariani, quindi lotte tra quello che era la Chiesa di Roma e gli ariani, che in questo caso venivano da nord, erano iconoclasti. Bisogna ridare ossigeno a questa zona, rivalutarla a livello proprio storico, a livello vitale, perché comunque venire a questi posti è salute. Sì, sì, è vero. Io non ho mai negato questa cosa. Tanti dicono, ma come fai a dire... Sì, si vede, questo è un luogo beato, benissimo, allora bisognava venire qua. Certo, certo. Perché questo comunque è un luogo in cui già dai Longobardi, quindi parliamo di migliaia di anni fa, questo era il luogo abitato ed era già un luogo sacro. Perché? Perché univa il cielo. Qua siamo in montagna e siamo verso la sommità del Monte Campo dei Fiori, quindi ci univa al cielo. Ecco perché la sacralità anche dell'area. Benissimo, facciamo vedere. In questa seconda parte di video facciamo vedere il monastero, quello che rimane. Queste sono le antiche mura, poi prosegue anche giù di là, antiche mura, e poi c'è la parte di qua con tutte le antiche mura che proseguono. Allora, erano muri a secco quando il monastero poi
è stato incendiato, è chiaro che incendiandosi il tetto in legno sono crollate pure le mura. E questo è ciò che rimane di questa seconda parte di video. Quindi qua, come vedete, località Monte San Francesco, le antiche mura del monastero San Francesco, al Monte San Francesco, sopra Velate, Varese. Anche su questa parte a ridosso del Monte San Francesco siamo sul Campo dei Fiori, sopra Varese, sulla montagna. Monte San Francesco è questa parte sommitale. Eccoci qui, lì c'è un tumulo dove si vede meglio. E c'è la parte sommitale dell'antico monastero. Questo è un tumulo proprio di quelli grossi che si vede bene. Diroccato dal 1500. Sì, infatti. Un luogo bellissimo. Oggi è il 12 giugno 2016. Faccio un salutino. Ecco, cari amici fans, oggi abbiamo presentato il canale Dimensione Mauri Video Attualità. A me mi conoscete, Gennaro Gelmini, è il 12 giugno 2016, mi raccomando, come si dice, un pollice in su, iscrivetevi a questi bei canali per la cultura, l'amicizia, il esprimere ciò che di bello c'è anche nel nostro mondo. E ciao, alla prossima. Stiamo scendendo sul sentiero. C'è un ramo. Ed ecco che scendiamo. È impervio. No, ci sono due sentieri, il 9 e il sentiero 9 che biforca. Ma questo è anche lì, però mi devo sorreggere con un bastone perché non riesco mica. Attenzione, c'è una sezione che adesso ho detto, prendi. Buonanotte. Si è rotto pure. Qua è tutto umido. Cinquantesimo kajak. ragazzi, qual è? Mo ci sono due sentieri qua. Questo è il principale. Ora, questo si va di qui e quell'altro va di qua. Continua, faccio vedere. Qua? No, di qua, quello qua. È una via d'acqua. Ah,
fare una via d'acqua, ti pareva? Mi riprendi un attimo. Pure la via d'acqua prendevo. Vedi che c'è un, guarda, un cosiddetto ometto. L'ometto in montagna, e infatti fa capire quanto siamo in montagna. Sì. Magari così spiego. Questo è un cosiddetto ometto. È un cosiddetto ometto, basta che non crollo. Era un ometto. Va rimontato. Era un ometto. Montato. Questo deve rimanere montato. Quindi, quando si passa per i monti, nel caso non sia montato bene, va sempre montato. Questo è un metodo in montagna per far capire la direzione del sentiero. Difatti ci saremmo potuti sbagliare, ma quella è una via d'acqua, quello è tipo un torrentello, una via fluviale, questo è il sentiero e questo è l'ometto, si chiama ometto. Ometto, si ometto. Si trova in montagna, anche da là si può vedere, è proprio una sporgenza di ciottoli lasciati così. E questo è il sentiero. Beh, ragazzi. Continua in maniera incredibile.